Ciao ragazzi, oggi faccio un video venendo partecipi di un esperimento che spero non venga una schifezza, ovvero appunto mi tingerò i capelli. Come l'anno scorso l'ho fatto con il verde, con il blu petrolio, adesso voglio provare il colore Fire, che dovrebbe essere un rosso, della Crazy Color sempre. L'ho preso nell'unico negozio di rifornitura per parrucchieri della mia città che costa 8,90 euro, un po' troppo, nel senso che su eBay lo trovi anche a 4-5 euro, ma non avevo voglia di aspettare. E per schiarirli, invece di comprare la tinta schiarente dai cinesi come ho fatto l'anno scorso ed è andata abbastanza male, ho comprato il kit decolorante della L'Oreal, che almeno alcuni ne parlano bene, alcuni ne parlano male, nel senso che non è vero che da questo castano diventi così, ma alla fine io, dovendoci fare un rosso, mi basta anche arrivare a un arancione, basta schiarirli di qualche tono. Come potete vedere, il mio è un castano che si è anche un po' inoschiarito durante queste vacanze. Quindi niente, cominciamo. Qua dentro troviamo la polvere decolorante, il flaconcino applicatore, che praticamente dovrei fare così, che ha la crema rivelatrice, perché dovrò travasare sia la polvere decolorante tutta qua dentro e sia la crema decolorante, che dovrebbe teoricamente contenere ossigeno. E poi nel kit c'è anche questo trattamento antigiallo, che non bisogna usarlo tutto in una volta, c'è scritto per 6 applicazioni, che serve per spengere l'effetto giallo cerume, giallo fosforescente, che può venire con questa schiaritura. Però sinceramente non lo userò perché non penso che mi serva. Devo arrivare a un rosso, a un giallo arancio, non è che mi voglio un biondo. Magari se volevo avere un biondo e con la decolorazione mi diventano gialli, magari quello riuscirà a spengere l'effetto giallo, giallino, platinino che nessuno vuole praticamente. Quindi niente, in più ci sono anche dei guanti qua dentro, che ovviamente è sempre bello utilizzare, cioè è meglio usarli. E quindi adesso comincio subito. Ho finito di travasare tutto quanto, la polvere e la crema decolorante, e ho agitato facendo sia così che così. Ho tolto il beccuccio, per fortuna non ha spurgato, perché a volte dicono che ci vuole, potrebbe spurgare. Ah, quanto è caldo, accidenti! E adesso comincio a spalmarmelo. Sto continuando a mettermela. C'è da dire che mentre me la mettevo, questo eruttava come se fosse un vulcano. Mi ha fatto un primo spavento, ho detto oddio, ho sbagliato qualcosa. In realtà poi sulle istruzioni c'è scritto che è normale che possa esserci delle fuoriuscite di prodotto. Infatti c'è scritto apritelo con cautela, io ho detto oddio, mi aspettavo tipo un'eruzione, un'esplosione, avevo una fifa assurda. Comunque lo userò, userò tutto il prodotto perché l'anno scorso ho usato con la tinta schiarente la metà, perché ho detto vabbè, è pensata per i capelli lunghi, io i capelli corti lo uso la metà. Ecco, e poi qua dietro non si era schiarito per niente. E non era colpa della tinta, era per colpa mia. Quindi cerco di mettermela più ovunque possibile, anche perché dietro non riesco a vedermi. Se sentite dei rumori, sono questi guanti che sentite. Cioè, ecco, vedi, fischiano un po' quando faccio così. Sono così strani. È stranissimo perché questa poltiglia brucia quasi. Sarà tipo una reazione dell'ossigeno con la polvere decolorante, non lo so. Non sono molto esperto in materia. Non so neanche se sto facendo giusto, quindi sicuramente se qualcuno è più esperto di me, capirò se qualcuno mi voglia insultare nei commenti o dirmi, eh no, non si fa così, la fai troppo alla cazzo di cane. Infatti mi spiace, questa roba completamente a caso, vado molto a occhio. Però vabbè, alla fine i capelli sono miei, quindi se vengono male è colpa mia. E voi direte, ma perché non lo fai da un parrucchiere? Il parrucchiere però mi prenderà un sacco di soldi. Già le mie sorelle che si fanno i capelli neri spendono 70 euro senza decolorazione, figurati io che voglio la decorazione quanto mi farà spendere.
quindi meglio evitare. E se vengono male e li faccio io, ci sto meno male. Se vengono male e lo fa un parrucchiere, ovviamente mi rode perché ho speso un sacco di soldi. Ecco, non so se mi sono spiegato. Comunque, ci vediamo dopo. Ecco qua, l'ho stesa più o meno ovunque, già si vede che si stanno schiarendo. In realtà non ho usato tutto il prodotto perché già vedevo che si stavano schiarendo anche troppo. Avevo paura di mettercene troppo e di fare un casino. Quindi niente, io credo di averla messa abbastanza bene, insomma, alla fine ho pochi capelli, quindi. Adesso dovrò aspettare dai 30 ai 45 minuti. Sono le 17:55, fino alle 6 e mezzo, non faccio nulla. Alle 6 e mezzo quindi risciacquerò. Quindi niente, speriamo bene, ci vediamo dopo. Ecco, questo è il risultato, è un giallo quasi arancio e mi basta, perfetto. Avrei anche il trattamento antigiallo, così diventerebbe anche un biondo più chiaro, ma sinceramente non c'è bisogno. Bene, adesso procedo con l'applicazione della tinta Crazy Color, quindi ci vediamo dopo. Ok, ho finito di metterla ovunque, spero di averlo messo bene. E niente, dovrò aspettare anche qui una mezz'oretta. Ci vediamo dopo. Bisogna soltanto pregare che venga tutto in maniera decente. Mi sembra anche un po' troppo fluo. Oddio, chissà come uscirò, sembrerò un clown. Però boh, li volevo così rossi, quindi vediamo un po' come viene. Ci vediamo dopo. Allora, questo è il risultato. Sono rimasto molto scioccato all'inizio perché è troppo acceso, insomma, non mi aspettavo che venisse così. È un bellissimo colore, quindi diciamo che sono soddisfatto, però comunque adesso provo a fare il primo shampoo, il primo lavaggio per vedere un attimo se si scarica un po', anche perché ho la cute abbastanza macchiata. Quindi niente, vi faccio risapere. Però comunque, cioè, è un colore davvero, davvero bello, insomma, almeno quello. Però comunque è davvero troppo acceso. Tanto poi fra 5 giorni forse vado al mare, quindi sicuramente scaricherà e dovrebbe scolorire verso l'arancione. Speriamo non scarichi sul fucsia, perché la mia più grande paura è che diventi fucsia. Però teoricamente dovrebbe diventare arancione. Vediamo un po' col primo lavaggio come va. Questo è il risultato dopo il primo lavaggio. Non è che sia cambiato chissà quanto. Però comunque, insomma, alla fine basta che non diventi fucsia. Mi sembra sia rimasto abbastanza uguale, forse leggermente più spento lo è, ma proprio di poco, perché ha scaricato tantissimo, sia mentre mi sciacquavo i capelli, sia quando ho fatto lo shampoo, la schiuma è diventata tutta fucsia e avevo paura che appunto diventasse fucsia. Invece, dato che sotto i capelli sono gialli, non biondo platino, ovviamente il giallo e il rosso fa arancione, quindi per fortuna non penso che venga fucsia. Quindi diciamo che sono soddisfatto, magari è venuto forse un po' troppo vistoso, però comunque sono contento di averlo fatto da solo perché è venuto anche abbastanza bene, insomma. E quindi Quindi nulla, grazie per avermi seguito e di essere stati partecipi di questa altra mia pazzia come praticamente l'anno scorso, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!